Il nostro compito penso sia quello di testimoniare certamente, di tentare di voltare pagina nell'interesse generale del Paese e però anche di capire. Lei prima domandando a Gerardo Colombo, facendo riferimento alle elezioni del 5 aprile e più in generale facendo riferimento quando noi ci domandiamo capire perché in quel momento. Perché in quel momento avviene questo? Perché siamo alla fine di un ciclo storico. Io preferirei, diciamo, che il ciclo storico non incominciasse il 17 febbraio del 1992. L'arresto di quell'amministratore socialista non è il primo arresto per tangenti nel nostro paese. Il sistema politico si finanziava illegalmente e non lo disse mio padre in quel celeberrimo discorso, lo ripeté anche Armando Cossutta, dicendo che tutti i partiti della Prima Repubblica si finanziavano illegalmente. Allora, quando dico capire e far capire, soprattutto, no, a un ragazzo che vive nell'Italia del 2020, non del Cossutta 1992... Una via preferenziale con Mosca, lui, ma questo è un altro discorso. Il tema è che il sistema, diciamo, di finanziamento alla politica durante la Guerra Fredda era in qualche modo praticato, era praticato dal sistema politico, praticato dal sistema economico e tollerato con la compiacenza della magistratura. Che poi loro, il 6 aprile, hanno fatto come il 26 luglio, lei è un cultore della materia, si sono tolti il distintivo, ma loro facevano parte del regime, in qualche modo facevano parte del regime, e ne erano compiacenti, o voltavano la faccia dall'altra parte oppure... Diversamente avreste cambiato mestiere, no? Si sarebbe, cioè, persone serie come Colombo avrebbe dovuto cambiare mestiere, cosa che non fece naturalmente. Noi dobbiamo spiegare agli italiani che quel sistema deprecabile, perché è evidente che in un sistema di finanziamento illegale si sono coltivate centinaia e migliaia di degenerazioni, perché sennò qui faremo del negazionismo. Si ricorda quella bella canzone di Fabrizio De André che diceva che l'assessore si coltivava i visoni dentro la roulotte? C'erano gli assessori che coltivavano i visoni nella roulotte, ma noi dobbiamo anche spiegare le ragioni e domandarci però perché a un certo punto la spallata della magistratura al sistema politico italiano, perché scompaiono 5 partiti. E io mi faccio finire, anche perché il tempo, immagino a nostra disposizione sia molto breve. Se possibile, diciamo, non per mettere una pietra sopra Mani Pulite, ma per aiutare il dibattito, vorrei citare le parole di un tale che disse a un certo punto: se fossi un uomo pubblico di qualche paese asiatico, per esempio il Giappone, dove è costume chiedere scusa per i propri sbagli, ecco, io vi chiederei scusa. Scusa per il disastro seguito a Mani Pulite, perché non valeva la pena di buttare il vecchio mondo per cadere in quello attuale. Sa chi era quel tale? Era Francesco Saverio Borrelli, cioè il capo del pool di Mani Pulite. Colombo. Sì, no, io condivido quel che diceva il dottor... Posso chiamarla? Ma mi chiami come vuole. Per quel che riguarda la magistratura nel suo complesso. È indubbio che la magistratura chiudeva un occhio. Fino al 1992 non è mai stato possibile aprire un cassetto del potere. Ma e non io è vero, c'è stato lo scandalo di Talcasse, lo scandalo Federconsorzi, la Malfa si è difeso in Parlamento sul scandalo del petrolio, Aldo Moro è intervenuto in Parlamento. Non è vero. Chiedo scusa, sono andati a finire tutte. Lo scandalo del petrolio come è finito? È finito in niente anche quello. Posso dire, cioè, io non l'ho interrotta. No, prego, prego. Poi lei mi prego, replica. Prego, Colombo. Può darsi anche prego. Che io dica delle imprecisioni. Sta di fatto che a me sono successe due occasioni, due personalmente, per scoprire il sistema della corruzione. Adesso diventa anche spiacevole. No, la metropolitana milanese del 1900. No, la P2. La P2. Io il nome. Guardi meglio la P2, è inutile che fai così, perché francamente. Com'è? Non fare così sulla P2, proprio non devi guardare me, perdonami. No, ci diamo del tuo, va benissimo, sì, sono contento. Sì. No, perché il nome di tuo papà l'ho trovato per la prima volta con le carte lì, sì, sotto protezione. Certo.
e l'ho trovato lì il controprotezione. Vabbè, che cosa c'entra? Vabbè, anch'io posso trovare qualsiasi cosa. Ma come? Ma non puoi venire in televisione a dire che mio padre stava nella P2, ma insomma... No, insomma, ma non ho detto che stava nella P2. Vabbè, ho capito, ma sai, ogni riferimento anche vagamente cioè, allusivo diventa un fatto fastidioso. Siccome ci ascoltano milioni di italiani, e i disastri già ne avete combinati abbastanza. C'era una carta che diceva che... Una carta che diceva che Di Pietro stava, era un agente del FBI e della CIA, e che voi eravate legati nei servizi stranieri. Anzi, ci sono dei libri, chiedilo a Sorge, sta qua. Allora, torniamo alla regina. Le elezioni del 5 aprile furono spartiate. No, è fastidioso il riferimento alla P2, non ti permetti. Abbiamo capito che la classe politica si era indebolita e che potevamo intervenire. Avrei avuto... Chiedo scusa. Parlaci dei vostri rapporti con i servizi stranieri. Ma perché non si riesce a parlare? Io capisco benissimo. Una condanna e un patteggiamento richiesto da loro. Una condanna su 42 processi e un patteggiamento chiesto da loro insistentemente. Io ero alla vigilia. È un memorabile incontro con Di Pietro, perché Paolo Ciro Pomicino, insomma, è morto e resuscitato parecchie volte. E continuerò a farlo. In uno di questi momenti chiamò Di Pietro, che arrivò affranto a dargli l'estrema unzione, e dal letto di ospedale Ciro Pomicino gli disse: lei deve pronunciare la mia orazione. Non è così, glielo dissi prima. Quando andai a fare un controllo in America nell'85, nel 90, nel 95, allora, lui accettò. Infatti. Che è successo? Ma io voglio rispondere invece alla domanda che tu hai fatto all'inizio: che cos'è stata Tangentopoli? E lo voglio fare sul terreno politico, poi se qualcuno vuole vedere il contrasto, la dialettica fra me e uno del pool, basta cliccare scontro Pomicino Di Pietro su internet e troverete in diretta televisiva lo scontro. Io invece vorrei però tentare di spiegare a chi è nato nel 90, nel 91, che non sa tutte le cose che abbiamo accennato, che cosa è esattamente successo. Perché dopo il crollo del comunismo internazionale, dopo la caduta del muro di Berlino, perché il Partito Comunista, che chiese nel 91 a Bettino Craxi di essere iscritto nel Partito Socialista Europeo, per quale motivo non superò la scissione di Livorno e dette all'Italia, per dare all'Italia un grande partito socialista di massa che poteva essere l'alternativa alla Democrazia Cristiana, così come lo è in Germania, in Spagna, in Portogallo e in tantissimi altri paesi? Perché non è successo questo? Perché in verità me lo disse Carlo De Benedetti nella primavera del 91, mentre il Partito Comunista negli stessi mesi a Rimini nel congresso tolse la parola comunista e divenne Partito Democratico della Sinistra, De Benedetti venne a dirmi che c'era un suo disegno politico insieme a tanti altri amici imprenditori che chiedeva una modifica degli assetti politici del paese con questa grande borghesia azionista, io la definisco così per dire il salotto buono del capitalismo italiano, e il Partito Comunista, che non era più comunista perché aveva già tolto il termine, e una parte della Democrazia Cristiana. E io e lui avevamo una simpatia reciproca, pur essendo in supposizioni profondamente diverse, e lui mi chiese di partecipare a questo tipo di disegno politico. Questa cosa la presi un po' scherzosamente, però dopo qualche settimana capì che la cosa era molto, molto seria. Tant'è vero che a settembre del 91 a Cernobbio ci fu lo scontro tra il mondo imprenditoriale e il governo Andreotti, che 9 mesi prima a Milano in un convegno aveva dato invece grande, grande elogio al governo Andreotti e al sottoscritto in particolare. Che cosa è accaduto dopo le elezioni del 92? Che in realtà la proposta del disegno di Carlo De Benedetti e dei suoi amici era quella di dire al Partito Comunista: facciamo un'alleanza con una parte anche della Democrazia Cristiana, probabilmente qualcuno dei miei amici accettò quello che io avevo rifiutato, e un grande comunista napoletano, Gerardo Chiaromonte, disse a me, ad Altissimo, a Giuliano Amato e a Bettino Craxi, in occasioni diverse, che la segreteria del Partito Comunista aveva scelto l'opzione del potere giudiziario, l'opzione giudiziaria in verità, per raggiungere il governo del paese invece della unità socialista, e i miglioristi, che erano sotto botta
anche della magistratura, i miglioristi, perché in realtà io ho dovuto difendere Giorgio Napolitano. La corrente Amendola-Napolitano. Esatto, Amendola-Napolitano. E che questa scelta era una scelta dalla quale loro dovevano tenere presente di questa iniziativa. Addirittura dissi attenti a chi nominate a livello della presidenza della Commissione Antimafia. Ecco il motivo per il quale, lo dico a chi non conosce la storia di che cosa è stata esattamente, al di là poi della tecnicalità giudiziaria o meno, ma c'è stato questo accordo politico per il quale l'Italia è stata privata, l'unico paese al mondo, di un partito socialista. Io sono un democristiano noto, ma non c'è paese nel mondo che non abbia un partito socialista. Qui ormai è scomparso. E guardate bene che era necessario fare che cosa? Che per far accreditare una classe dirigente, quella comunista, che per 30 anni aveva militato in un partito che nel mondo, in una cultura che nel mondo aveva creato miseria, oppressione e morte, bisognava spiegare al mondo che in realtà l'Italia per 40 anni era stata governata da corrotti e mafiosi, per cui Milano, Napoli e Palermo si sono improvvisamente mossi. Bene. Poi qualcuno era suo insieme. Dopo un altro istante di pubblicità sentiremo una drammatica di Pietro, intervista a Bettino Craxi che abbiamo fatto noi ad Hammamet. Allora Marcello, tu c'eri, era questo il disegno? Corretto il disegno di Pomicino? No, io penso che Pomicino ha ragione nel dire che celebrando Tangentopoli bisogna cercare un respiro storico un po' più largo, perché sono passati 30 anni, quindi se stiamo fu giusto il mandato di cattura, mancò la scarcerazione, il magistrato andò in ferie, non cercarono le tangenti. Vorrei dire a Greganti che su come viveva il PC c'è il libro di Cervetti. No, ma io ho fatto la carcere. No, ma per carità, ci sono delle pubbliche confessioni, però non riguardano lei, quindi può no, darsi ma io che lo so bene, il libro di Cervetti, no, oro da mosca. Ma vorrei dire Non dice questo. A proposito, non dice di quello, che ci sono finanziamenti illeciti. A proposito di quello che ricordava, allora, posso ricordare che in tempi non sospetti uno scandalo a Parma. Enrico Berlinguer dice in direzione: la differenza tra i nostri e gli altri è che i nostri prendono i soldi per il partito, gli altri se li prendono anche per se stessi. Ma Enrico Berlinguer. Ma è Berlinguer che dice della questione morale 10 anni prima di Tangentopoli. Perché non si fa luce su questo? E secondo me era riferita a voi la questione morale. Certo, era riferita anche al Partito Comunista. Era riferita anche al Partito Comunista, tanto è vero che vi sono scontro che dice voi con l'area migliorista del partito. E guardava con preoccupazione alla pervasività, all'occupazione del potere dei partiti, compreso il suo, quindi non e non c'era nessun moralismo. E questo l'errore che è stato fatto dai partiti storici, quello di aver buttato via con l'acqua sporca anche il bambino, quella cultura, quella ramificazione democratica che nel paese il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista aveva creato, con l'arrivo di Papà Craxi, viene stravolta, perché decisionismo, questi partiti pesanti, i partiti liquidi, i partiti leggeri, bisogna smetterla con questi elefantiaci. Ci porta a 90. Greganti, un momento. Io sono d'accordo con Pomicino nel fatto che bisogna cercare un respiro storico un po' più profondo del dettaglio di cui ci siamo qualche volta occupati stasera. E quando si cercherà, si scopriranno delle cose. Per esempio, io ho scritto un libro sugli ultimi giorni di Craxi, e ho consultato parecchi documenti degli archivi americani, e la cosa che sorprende è che qualche mese prima della data che celebriamo domani, del 17 febbraio, e quindi di Mario Chiesa e tutto quello che comincia con lui, Di Pietro va a trovare il console americano a Milano e gli dice: guardi che noi stiamo facendo un'inchiesta che arriverà a Forlani, Craxi, Andreotti, verrà giù la classe dirigente di questo paese. E il console americano, naturalmente abituato a occuparsi d'altro, va a Roma e parla con l'ambasciatore americano, tutto questo è nei documenti, e parla con l'ambasciatore americano e dice: guardate che è venuto un magistrato della procura di Milano e mi ha detto che loro tra qualche mese arrestano un signore che si chiama Mario Chiesa, ma con mesi di anticipo, novembre rispetto a febbraio, e poi che verrà giù tutto quanto. E l'ambasciatore americano dice: ma no,
Ma io parlo tutti i giorni con Andreotti, con Cossiga, con Craxi, li trovo tranquillissimi, ma figurarsi, ma e quello gli dice, ma guardate che quello era molto convinto di quello che ha detto. Vabbè, poi sarà cambiato l'ambasciatore, no? Arriverà un altro ambasciatore quando appunto il guaio è successo. Gli americani hanno sostenuto con i puliti. Io penso questo, che se Di Pietro andava a trovare il console americano, lo faceva perché anche lui percepiva che quello che avrebbero provocato era un terremoto di tali dimensioni che non lo avrebbero più gestito. Quindi può darsi che ci fosse il piano di cui parlava Pomicino. Quello che io credo è che i magistrati non cercavano sponde politiche, non cercavano sponde politiche, ma cercavano comunque di far capire in giro che sarebbe successo una cosa tremenda e che bisognava pensarci per tempo. Nessuno ci pensò, nessuno ci credette. La testimonianza dell'ambasciatore americano in questo senso è molto indicativa, perché dice, ma io ci parlo tutti i giorni, quelli sono tranquilli, no. Sì, poi non parlavano tutti i giorni con Di Pietro. Allora, non parlavano con nel 1996, il 13 novembre, io andai a, no, cioè dai qualche giorno prima, poi fu tra il mese 13 novembre a Porta il 96, a trovare Bettino Craxi ad Hammamet. E vediamo in questa intervista, in brano di quella lunga intervista, la storia dei soldi del PSI. Ma chi erano andati poi? Vediamo. Nel quarto ordine di arresto i giudici di Milano dicono, ma insomma qui ci sono una sessantina di miliardi di cui Craxi aveva anche la personale disponibilità. Pochi giorni fa sul giornale Di Pietro ha detto Craxi tiri fuori il bottino, 30 miliardi. Adesso io non voglio poi una polemica su persone, ma sì. Questi soldi dove stanno? Esistevano dei fondi su conti esteri del Partito Socialista, sui quali sono stati versati dei fondi sempre dall'amministratore del partito, e non c'è mai stato nessuno che abbia dichiarato una cosa diversa, che debbono essere al loro posto, salvo quelli che sono stati spesi. Ma a disposizione... La verità è un'altra, è che nei confronti del Partito Socialista si è scatenata un'aggressione, è una criminalizzazione di una violenza tale che ha fatto sì che il Partito Socialista è stato letteralmente distrutto. In parte si è distrutto da solo e per il resto è stato letteralmente distrutto. Io spero che qualcuno faccia giustizia un giorno o l'altro. Mi scusi, onorevole Craxi, queste decine di miliardi, 30, 60, quanti sono? Intanto quanti sono, secondo lei? Nei conti guardi, esteri? Io non ho mai avuto esattamente il rendiconto. Le ripeto, non c'è nessuno che mi abbia mai detto che io ho versato o ho detto di versare. Nemmeno prelevato? No, le spese, il segretario del partito era in condizione di autorizzarle per statuto, articolo 47, quindi di spese ne sono state fatte in tante direzioni. Sono state fatte spese per il mantenimento della politica che era costosa, anche se meno di quello che si dice. Sono state fatte spese in direzione di altri partiti della politica italiana, di giornali della politica italiana. Cioè lei ha finanziato partiti e giornali? Non io, le ripeto, l'amministrazione, il Partito Socialista ha dato contributi a molti soggetti nazionali ed internazionali. Abbiamo svolto un'attività in questo senso molto intensa. Le ripeto, ciò che rimane e ciò che deve rimanere deve essere al suo posto. Ma quanto secondo e lei? E quindi secondo me, io quanto esattamente non le saprei dire. Un ordine di grandezza. Potrebbe anche essere superiore a quello che lei ha detto.